portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Amici Verdi di Rabbia, ben ritrovati. In questi giorni sono iniziati i lavori per il gasdotto TAP. Cioè, iniziati i lavori. È iniziata la bonifica bellica e i saggi archeologici. Fatto sta che era necessario dare una data di inizio dei lavori per non far scadere alcuni termini che avrebbero complicato la realizzazione dell'opera. Per chi non sa bene che cosa sia il gasdotto TAP, lo riepiloghiamo brevemente. Si tratta di un gasdotto che porterà gas naturale proveniente dall'Azerbaigian e dal Mar Caspio, che dopo aver attraversato Georgia e Turchia passerà dalla Grecia e dall'Albania per arrivare via mare Adriatico in Italia, all'altezza di San Foca, e penetrare il territorio italiano per 8 km sino a Melendugno, dove a quel punto si innesterà nella rete del gas italiana. In molti hanno criticato l'approdo di TAP sulle coste pugliesi. Si sono chiesti infatti perché realizzare un'opera potenzialmente così impattante sull'ambiente proprio in un territorio, in una regione che fa dell'agricoltura, del turismo, basi fondamentali della sua economia. Così dunque, per convincere i cittadini pugliesi della bontà del progetto, sono state sbandierate incredibili, straordinarie possibilità di sviluppo economico del territorio. Per esempio c'è un progetto di riqualificazione delle coste salentine di ben 30 km. Coste salentine che, risaputo, sono da sempre abbandonate al degrado, come mostrato in un'immagine dagli stessi responsabili di TAP. Ma soprattutto è stato promesso un ampio coinvolgimento delle imprese del territorio. E infatti tutte quante le imprese che collaboreranno alla realizzazione di TAP sono del Nord Italia oppure estere. Ma su questo punto non c'è problema. Sono gli stessi responsabili di TAP a invitare gli esercizi commerciali e le piccole imprese del territorio, come gastronomie, lavanderie e ditte di pulizia, a presentare proposte di collaborazione a supporto delle attività di realizzazione. Niente male se si pensa che il corridoio meridionale del gas prevede investimenti per ben 45 miliardi di dollari. Per intenderci, è come se l'idraulico venisse a casa vostra dicendovi: «Salve, sono l'idraulico, devo far passare un tubo nel vostro salotto. Cosa vi do in cambio? Beh, potreste prepararmi il pranzo. Accettate Ticket Restaurant?» Meno male che almeno su questo punto ci sono state delle prese di posizione nette da parte della politica. Noi naturalmente monitoreremo la questione TAP e vi forniremo qualunque tipo di aggiornamento per avere chiarezza su questa vicenda. Amici Verdi di Rabbia, alla prossima. Ehi papà, ehi babbo, senti, sono appena arrivato a Bari. Senti papà, mi devi dare la macchina, perché io ogni volta che vengo a Bari in treno, caricarmi, scaricarmi la bici, è una faticaccia, veramente. Ti giuro, mi fa passare la voglia. Eh sì, papà, lo so, pure io vorrei lasciare la bici di notte a Bari, ma quante ne trovo? 4? La velostazione. Papà, ma che stai dicendo? Dici che c'è un posto dove posso lasciare le biciclette di notte? A Bari? Mo' devo proprio andare a vedere. Secondo me è la classica cosa che dici tu, che poi vado a vedere e non è come dici tu. Ma che? Vabbè, mo' vado a vedere, mo' andiamo a vedere. Queste sono le classiche cose che dice mio padre, che poi... puntualmente, non è come la dice lui. Ci sono notti, dove ho paura di chiudere.
Buongiorno. Senti, ti volevo chiedere un po' di cose. Mi hanno raccontato su questa velostazione che io posso venire qui e lasciare la mia bicicletta tutta la notte, venirmela a riprendere quando voglio, in tranquillità. Mi sembra poco credibile. Che cosa fate veramente qua? Te l'hanno raccontata bene. Noi facciamo rimessaggio biciclette H24 tutti i giorni la settimana. Cioè, praticamente un parcheggio per biciclette nel centro della città di Bari. Bello. Vedo che tu le biciclette le ripari pure, quindi se c'è un problema alla bicicletta posso sempre ripararla qua. Quindi, rimessaggio, riparazione, cos'altro fate? Beh, facciamo anche noleggio biciclette, per cui se hai un amico che ha bisogno di una bicicletta e non ce l'ha, gliela prestiamo noi, ovviamente, gliela noleggiamo. Facciamo anche vendita accessori, biciclette, facciamo anche tour guidati ed escursioni. Per me vedere una cosa del genere a Bari sembra quasi un miraggio, ma... Tra l'altro io ho sentito pure che questa è la prima velostazione nel sud Italia. Wow, sento odore di cambiamento. Le piste ciclabili stanno aumentando. Adesso abbiamo anche una velostazione nel centro della città. Insomma, Bari sta finalmente diventando a misura di ciclista. E approfittiamone! Mi riferisco soprattutto a voi, che venite dall'Interland e ogni giorno dovete arrivare in città per il vostro lavoro, per studiare. Basta prendere la macchina, è un mezzo che sporca, inquina, è rumoroso, è fastidioso. Basta guardare il traffico che c'è qui adesso in questa strada. Invece... prendete un mezzo pubblico, che sia un treno o un pullman. Arrivate in stazione centrale e poi venite a prendere qui la vostra bicicletta. Così potrete raggiungere il vostro posto di lavoro pedalando. Ben ritrovati amici di Verde di Rabbia dal vostro Giovanni Sgarbo. Sapete cosa dice un numismatico ad un antropologo mentre sono seduti di fronte a una cappella votiva del tardo Settecento? Ah, lo sapete? Peccato, è una storia molto interessante, ma se volete ve ne racconto un'altra. Secondo me questa non la conoscete perché è nuova. Recentemente qualcuno ha notato che diversi ingombranti, tipo ad esempio quella graziosissimo come Luigi XVI della zia Assuntina, nonostante ne fosse stato prenotato il ritiro da parte dell'AMIU, è rimasto sul marciapiede qualche giorno in più. Una fine indecorosa e sgarbata per il simpatico come della zia Assuntina. Perché gli ingombranti restano qualche giorno in più sul marciapiede? Ve lo spiego subito. Il lunedì e il martedì i mezzi e gli uomini deputati alla raccolta degli ingombranti cominciano a raccogliere le buste che sono rimaste dalla domenica vicino ai cassonetti. Quindi si preferisce dare priorità a questi sacchetti, a queste buste, invece di raccogliere gli ingombranti che sono meno inquinanti. E quindi il comodo della zia Assuntina resta qualche giù sul marciapiede. Risolvere questa questione che ha creato cotanto malcontento tra i cittadini. L'AMIU ha pensato a ben due soluzioni. La prima è che anche il lunedì e il martedì pomeriggio verrà effettuata la raccolta degli ingombranti per recuperare il tempo perso nella raccolta dei sacchetti, che di domenica, vi ricordo, non si possono conferire. La seconda invece riguarda i centri di raccolta. Grigio, noia mortale. Sempre da lunedì, infatti, presso i centri di conferimento potrete consegnare non più 3 pezzi alla volta, ma ben 10. E per ogni pezzo che conferirete vi verrà assegnato un punto valido per la raccolta dei buoni spesa. E ricordatevi, gli ingombranti non li dovete lasciare in mezzo alla strada. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.